Prosegue fino a mezzanotte lo sciopero del trasporto pubblico regionale. L'adesione si attesta tra il 90 e il 95%. In alcune aziende tutti i dipendenti hanno aderito. Buonasera, si avvicina dunque al 100% l'adesione allo sciopero del trasporto pubblico indetto dalla maggior parte delle sigle sindacali regionali per protestare contro la pericolosità dei mezzi e contro la mancata retribuzione di molti lavoratori. Pierpaolo Velonà. Prosegue fino a mezzanotte lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico regionale. In Molise è il secondo stop nel giro di due settimane, indetto da CGL, CISL, UIL, CISAL e UGL. Altissima l'adesione dei lavoratori, tra il 90 e il 95%, con punte del 100% in alcune aziende. Fino al primo pomeriggio sono state comunque garantite alcune corse, sia urbane che extraurbane. Dalle 15.30 sono invece saltati tutti i servizi, con gravissimi disagi per studenti e pendolari di ritorno dai luoghi di lavoro. Nel mirino dei sindacati c'è l'intera politica regionale, a cui si chiede di risolvere una crisi che ha origini lontane. In cima alla lista degli interventi irrinunciabili c'è lo svecchiamento di un parco mezzi obsoleto e inquinante, che mette a rischio la sicurezza di autisti e viaggiatori. Altra nota dolente sono i contratti, vecchi e inadeguati. La paga per i dipendenti delle 29 ditte che gestiscono il trasporto pubblico in Molise è tra le più basse d'Italia e spesso i lavoratori sono pagati in ritardo o addirittura non pagati.